Allora, a questo punto della scaletta, De André è da tanto tempo quasi santificato e noi anche stiamo cercando di santificarlo, però vogliamo anche, diciamo, non fare proprio il santino. Certo. E allora abbiamo trovato un trio che fa De André in maniera lievemente dissacrante. Ucus in fabula! L'ukulele è uno strumento che è nato per far sorridere, perdonatemi, Siamo tant'è che ci sono stati diversi suonatori di ukulele nella storia, nelle storie attualmente, che hanno detto che non si può suonare un ukulele senza farsi uscire il sorriso. Non ci facciamo sentire da Ugo Scendiamo in da qui. fabula. No, non ci facciamo sentire da Ugo in fabula. Noi non ci assumiamo la responsabilità, eh? Cioè, se sono troppo dissacratori, piate va con loro, insomma, capito? Mi raccomando. No, no, perché volevo esservi amico, Ucus, in favola. Prego, prego, benissimo. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Con le pinne, il fucile e gli occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù. E mentre tutta la gente assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amore. Fanne un altro. Siamo i Watussi, siamo i Watussi, siamo i Watussi altissimi negri. Ogni tre passi, ogni tre passi, ogni tre passi facciamo 6 metri. Noi siamo quelli che dall'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Watussi, siamo i Watussi, siamo i Watussi altissimi negri. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti guardiamo negli orecchi. Se non credete venite qua giù, venite, venite. Oh, vedi la gente che scova c'è allora. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse, forse la pubblicità. Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale suona un blues degli Stones. Lo schi individuo al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas. Tutta ad un tratto la porta fa slam, il guercio di corsa con una novità. Dritta sicura si mormora il che i cannoni hanno fatto. Vabbè, avete capito quello che volevo dire? Dormi sepolto in un campo di grano, con le pinne, il fucile e gli occhiali. E dai, fatemi finire. Siamo i Watussi con l'uomo ragno, anche lui nato per caso in via Gluck. Amen.